Scusate, però devo dire a Mussi che appena è finito l'aria che tira, penso che Mussi andrà alla Procura della Repubblica, perché siccome ha appena detto che questo è un voto di scambio di Salvini con Fiocchi e Beretta, che secondo me è un'accusa, io lo dico da garantista e non da leghista, chi è un piacere, che deve andare immediatamente alla Procura della Repubblica, perché se lei approva in tal senso, la sua dichiarazione è così grave, perché guardi che le parole sono delle armi, non sono delle cose da niente. Lei ha detto che questo è un voto di scambio con Beretta e con Fiocchi, ha fatto pure nomi, in campagna elettorale, di aziende, in campagna elettorale ci sono stati fior di incontri con i produttori d'armi. Perfetto, lei vada alla Procura della Repubblica. Detto questo, mi fa piacere che Mussi abbia l'agenda del ministro Salvini, vada alla Procura della Repubblica, perché i politici devono capire che se dicono, fanno delle affermazioni così gravi, c'è un luogo che è deputato questo, si chiama Procura della Repubblica. Detto questo, io trovo invece che questa legge sulla legittima difesa, che è un grandissimo passo avanti, ma voglio ricordare che è un compromesso, non è la legittima difesa della nostra proposta del centrodestra, di Fratelli d'Italia, della Lega e di Forza Italia, di Molteni. Questa vogliamo è una legge, un attimo, scusi, una legittima difesa al ribasso, perché è stata tolta da una parte la proporzionalità, però è vero, come dice Mussi, che c'è ancora il forte turbamento e la pericolosità. Quindi non si è stabilito che è un diritto e difendersi, non è ancora stato stabilito questo. Però, cosa cambia? Nel caso di Birolo naturalmente non pagherà più il risarcimento, perché nella nuova legge io sto dicendo che è importante, ma non è quella che volevamo. Allora, non pubblicità, è quella che volevamo, perché poi rientriamo, perché io voglio spiegarvela questa legge, appunto, dato che ne stanno parlando sia la Terzi che la Santanchè, proviamo a mettere in fila i punti.